Un giovane avvocato con l'amore per il pugilato, scomparso a 29 anni per un male incurabile, Luca Caruso viene ricordato a Barletta nel primo memorial dedicato a lui e alla sua passione, quella dei guantoni, giovedì mattina alla presentazione dell'evento che si terrà domenica alle 20 nell'anfiteatro del Castello Svevo. L'associazione Il Dono di Luca raccoglie fondi per la ricerca. Il primo memorial è nato per la volontà degli amici di Luca che volevano ricordarlo, però abbiamo voluto affiancare questa associazione per concretizzare quello che è il ricordo di Luca. Devo dire che la raccolta fondi sta avendo successo. Siamo contenti di quello che sta per succedere, ma siamo fiduciosi che succederà molto altro. È un gesto che prescinde anche dal valore, è un gesto di solidarietà, ecco, lo consideriamo tale, ed è anche un gesto d'amore nei confronti del figlio da parte dell'avvocato Caruso e della madre. Luca per noi è un esempio di coraggio e vita, che è proprio la speranza che noi vogliamo donare, ed è qui il naming, il dono di Luca. Vogliamo dare un seguito a quella che è stata la sua breve ma intensa vita, nella quale ha dimostrato davvero tanta forza e tanto coraggio. Abbiamo voglia di fare davvero grandi cose con questa associazione, sono sicuro che grazie a lui, che comunque è costante nella nostra vita, riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi. Quando un pugile cade, e questo ti fa vedere quanto è bello lo sport e pugilato, ci rialziamo sempre quando cadiamo a terra e questo è il motivo perché dobbiamo andare avanti. È il nostro carissimo amico, l'amico che abbiamo avuto il piacere di conoscere tantissimo tempo fa, è l'amico che ci ha accompagnato per tantissimi anni nelle nostre feste, nei momenti di gioia e continua ad esistere la sua presenza accanto a noi in questi momenti di gioia, quali quelli che vivremo domenica.